Benvenuti in paradiso. Sapete che Radio Sound anima la serata dell'Inter Club Piacenza presso lo Spazio Dio in occasione della finale di Champions Inter Manchester City, con collegamenti che partono da adesso fino a questa sera. Quindi è arrivato il momento di collegarci con lo Spazio 2. Buonasera Spazio 2, amici dell'Inter Club Piacenza, una sera speciale con la finale di Champions da vivere tutti insieme. Siamo qui con il presidente dell'Inter Club Piacenza, Stefano Magistrali. Allora Stefano, sarà una serata che insomma ci vedrà soffrire tutti insieme. Chiamiamo tutti i tifosi nerazzurri di Piacenza a unirsi a noi per tifare insieme. Una bellissima idea per passare una serata, ovviamente speriamo, indimenticabile. Assolutamente sì, intanto un saluto a tutti i radioascoltatori e benvenuti alle persone che si stanno appunto avvicinando qui a Spazio 2. Siamo carichi, sono previste tante belle persone, tutte nerazzurre, quindi veramente se volete passare una serata in allegria con un clima festoso nerazzurro, noi siamo qui, vi aspettiamo, e sempre forza Inter. Si ascolterà musica, si potrà mangiare, poi dalle 20:20 però tutti in silenzio, in religioso silenzio per seguire la partita. Ci saranno anche omaggi importanti per chi donerà, perché c'è una donazione aperta all'associazione Oltre l'Autismo, e quindi anche premi molto interessanti per noi interisti. Certamente ci sono premi a carattere nerazzurro, quindi abbiamo magliette dell'Inter Club, abbiamo magliette dell'Inter, proprio quella maglietta originale di Lautaro Martinez, e altri premi importanti, ma la finalità è la cosa più importante. Insomma, l'associazione Oltre l'Autismo di Piacenza la sosteniamo molto volentieri, siamo onorati, avremo anche la presidentessa Maria Grazia qui che appunto condividerà con noi questo momento, quindi a maggior ragione uniamo la festa, uniamo il tifo, uniamo la beneficenza. Stefano, il tuo Inter Club nasce nel 2018, c'è stato di mezzo il Covid, insomma un po' di fatica, ma adesso ci siamo, c'è anche questa bella finale da vivere, un'idea che riprende quella che era dell'Inter Club Piacenza degli anni 80, no? Sì, abbiamo ripreso, diciamo, abbiamo rifondato come l'Araba Fenice l'Inter Club Piacenza storico degli anni 70-80. E sono veramente, guarda, io mi guardo intorno in questo momento e dico: qualcosa di bello nella vita, nel mio piccolo, l'ho fatto, nel senso che unire così tante persone, avere questa organizzazione anche grazie all'amministrazione comunale, a Confindustria, e anche grazie a voi che ci avete dato sicuramente un po' di pubblicità positiva in questo senso, è veramente una cosa molto bella. Mi rendo orgoglioso e spero renda orgogliosi anche tutti i nostri soci. Stefano, la tua voce esce qui, ma naturalmente si diffonde via Radio Sound, quindi c'è la possibilità ancora di chiamare persone. Tutti gli interisti di Piacenza sono benvenuti qui in via 24 maggio a Spazio 2. Fallo tu. Allora, interisti, noi siamo qui, vi stiamo aspettando. Unitevi. Interisti, unitevi, siamo qui, vi stiamo aspettando. I posti ci sono, sarà una serata grandiosa, abbiamo delle ragazze all'ingresso, le sto guardando in questo momento, che sono Corinna, Sara, abbiamo Alberto, cioè tante persone che vi faranno sentire non a casa vostra ma allo stadio. Portiamo Istanbul a Piacenza, portiamo Istanbul allo Spazio 2. Senti, venendo alla partita non ti chiedo pronostici perché ovviamente, però chi ti immagini possa segnare per l'Inter? Guarda, io ho un debole, devo dirlo, ma ho anche la maglia, quindi ho un debole per Çalhanoğlu. Allora, che poi è turco, quindi sarebbe la ciliegina sulla torta. Appunto, volevo arrivare lì. Io non voglio tirare gufate, non voglio... C'è gente che si sta toccando in questo momento. No, e fanno bene, perché io sono sempre il primo a... Però non ho detto la doppietta di Lukaku, il gol di Lautaro. Io dico, ho Çalhanoğlu nel cuore e spero possa essere la sua serata. Non dico altro. Va bene, tra pochissimo di nuovo in diretta qui da Spazio 2. Il prossimo appuntamento, il prossimo collegamento è alle 18:05. Adesso si continua con la musica qua su Radio Sound. Ascoltiamo Zoe West con questa canzone intitolata Don't Give Up. Eh sì, i nostri pomeriggi sono sempre pienissimi, ragazzi. Intanto abbiamo aperto con Duffy e Rain on Your Parade, tanto per cominciare. 18:20, un saluto ad Adriana Paratore che mi ha preceduto. Sono Marco Picchio, The Man of the Weekend. Eccomi qua. Sabato e domenica lo passiamo sempre insieme nella fascia 18:20. Vi ricordo anche il numero per WhatsApp se volete contattarci: 333-7575-246. Ma abbiamo cose incombenti, appuntamenti importanti per quanto riguarda questa ultima parte del pomeriggio.
pomeriggio, perché faccio un passo indietro. Innanzitutto, lo saprete, e stasera c'è la finale di Champions Inter Manchester City. Allora noi animeremo questa serata, la serata dell'Inter Club Piacenza presso Spazio 2, ma abbiamo in pratica già dei collegamenti che sono cominciati proprio nello spazio di Adriana Paratore, quindi noi ci ricolleghiamo subito. Siamo live da Spazio 2 in via 24 maggio per questa serata dedicata all'Inter e a questa finale di Champions con l'Inter Club Piacenza. Intanto vedo Rita Nigrelli di Radio Sound in splendida tenuta nera-azzurra. Complimenti e buonasera. Se vinciamo ti vesti sempre così d'ora in avanti, lo sai. Come no, sicuramente. Buonasera, buon pomeriggio, magari ancora. Buonasera, lo diremo tra poco. Qui il popolo interista, il popolo nero-azzurro si sta convergendo qui a Spazio 2. Ci troviamo in via 24 maggio a Piacenza, siamo in diretta su Radio Sound per cominciare a raccontare questa attesa che ci porterà insomma alla Champions League. Quindi inizio partita, ma qui c'è Andrea che se ne va, è lui l'esperto della situazione, comunque alle ore 21, però sappiamo che prima ancora ci sarà tutto un pre-partita che ovviamente seguiremo con dei collegamenti in diretta, noi invece vi accompagneremo fino a quel momento. Andrea, quindi devi spiegarci un po' come funziona questo pomeriggio, perché noi vogliamo coinvolgere anche i tifosi, perché altrimenti seduti lì fino alle 8:30, alle 9, insomma si annoiano, giusto? No, sarà un pomeriggio ricco di eventi, ci sarà un'estrazione, ci saranno degli omaggi ai donatori, perché sarà anche una serata benefica, l'abbiamo ricordato Stefano, a favore dell'associazione Oltre l'Autismo, perché non siamo qui solo a tifare, siamo qui a fare del bene anzitutto. Sì, assolutamente, come dicevamo cerchiamo proprio di condividere questa nostra passione con la beneficenza, con fare del bene, che è una cosa che come Interclub abbiamo da subito voluto assolutamente sostenere. Quindi ci sarà anche la presidentessa di Oltre l'Autismo di Piacenza, ci fa molto piacere come dicevamo, quindi assolutamente sì. E poi Rita, vedo tanti stand gastronomici, quindi si può mangiare, bere e ci sarà poi la finale. Ovviamente, infatti noi invitiamo proprio le persone ad arrivare prima, perché poi c'è la possibilità ovviamente di cenare tutti insieme in attesa poi del grande incontro di questa sera. Dobbiamo dire che la presenza è di ASP per quanto riguarda appunto lo stand gastronomico, questo food truck che è qui presente. Adesso poi andiamo anche a leggere quali sono i piatti che propongono per questa bellissima serata, e poi vogliamo ricordare appunto, come hai detto tu, c'è questo grande impegno sociale dell'Inter Club Piacenza, ma che si lega poi al grande impegno sociale dell'Inter, perché ricordiamo che sono tante le iniziative benefiche anche fatte dalla grande squadra fin già da tantissimi anni, e sono tanti i progetti di beneficenza che ha seguito, così come anche il fatto di aiutare anche i ragazzi ad avvicinarsi al calcio, anche quei ragazzi che si trovano nelle zone più svantaggiate del mondo. Ci sono dei progetti bellissimi. Lo sai Andrea che io ho trovato un po' di curiosità, ma te le racconto dopo, perché adesso andiamo con un po' di musica e poi vogliamo coinvolgere qualche tifoso, quindi se c'è qualcuno che ci vuole raccontare qualcosa noi siamo qui e sarà anche Aspetta, un modo. Rita, ti chiedo sì, solo dimmi. Qualche istante, perché tra le tante cose da ricordare di questa serata c'è anche un'iniziativa dell'Inter Club con una promozione per quelli che sono i nuovi soci. Esattamente, allora solo per oggi abbiamo dato il via a questa promo Final Day, che è riservata appunto ai non soci, ai nuovi iscritti 2023-2024, appunto solo per oggi il costo del tesseramento è pari al rinnovo, perché normalmente i rinnovi hanno una quota associativa a un certo costo un pochino più basso rispetto ai nuovi, solo per oggi i nuovi, visto che saranno tanti. Vedo tantissime facce nuove, da dove venite, scusate? Andiamo a chiederglielo. Dai che ci avviciniamo allora intanto a qualche tifoso, però poi come non vogliamo chiami? Soltanto... Buon Angelo. Cremona, già un nome che a Piacenza. Sei di Piacenza? No, assolutamente no. Quindi è la prima volta qui a questo Inter Club. Dove hai letto di questa festa? Su internet l'ho trovato. Poi ho telefonato al presidente. Bene, sei da solo? Sei con qualche amico? Una decina. Mia moglie, mio figlio, i miei amici. Giocatore dell'Inter preferito? No, quella nuova no. Quella nuova, fantastico. Onana. Bene, direi proprio di no.
Beh, andiamo beh, ma a io direi, visto che sono arrivati comunque da via, altro... magari chiediamo agli interisti piacentini di fare un applauso, dai, a questi ragazzi che sono arrivati da via, glielo facciamo un applauso, benissimo, perché così è anche un modo per accoglierli. Rita, scusami, ma sì? Vedo qui un signore con un cappello texano, sì? Che già lo vedo carico, come si dice. Come ti chiami? Buonasera. Bel nome e cognome? Beh, suona bene, dai. E soprattutto per il codice fiscale, secondo me è bello. Io farei un'ora così, Rita, se vuoi. Sì, potrebbe essere molto divertente. Beh, decisamente. Ma c'è anche la moglie, incredibile, aspetta. Io mi chiamo Mara, vengo da Carmiano e conosco bene la Rita, è brava! Lukaku fa si sogna! Oi lele! Oi lala! Lukaku! Lukaku! Fa si sogna! Ah, peggio questa che Damiano De Maneskin si è lasciato con Giorgia, la sua Giorgia Soleri si chiama, vero? È oramai ufficiale, è su tutti i social. Lui baciava un'altra Formentera, un po' di gossip ci sta sempre bene, dai. Adesso noi torniamo a collegarci subito con l'Inter Club Piacenza presso Spazio 2, perché poi stasera c'è la finale di Champions Inter Manchester City e lì si sta facendo veramente festa, ma sentiamo che succede. Eccoci qua live da Spazio 2, vedo Rita con altri ospiti, allora andiamo subito in diretta, la presa in castagne. Questo è... Potevi darmi un attimo di tempo, però guarda, sono già pronta, perché tra le altre cose Stefano faceva notare che vede molte facce nuove e questo ci fa veramente molto piacere, perché vuol dire che questo evento ha avuto un eco importante. E sono con due persone che vengono da Tortona. Anche tu? Sì, vicino a Tortona. Bene, tu ti chiami? Sara. Senti Sara, allora, come mai qui quest'oggi? Hai pensato e non sei andata a San Siro, per esempio? Non sono andata a San Siro perché non sono abbonata, quindi non ci sono arrivata. E mi piaceva festeggiarlo non a casa. Non mi piace a casa, mi piace più con la gente che tifa la mia squadra. E questo è decisamente una bella cosa, quindi vuol dire che sei nel posto giusto. La domanda che ti faccio, allora, tu sei qui per la Champions League, l'ultima, quella del 2010, ma tu avevi visto quella partita? Ero in Duomo dietro al cavallo, quindi la vedevo un po' così, su e giù. E l'emozione com'è stata? Fortissima, bellissimo. Bellissimo, perché avevo tutti i compagni di classe, perché facevo la matura, e bellissimo. Ma c'è un episodio particolare che ti ricordi? Ma in realtà proprio la festa, l'energia, il tutto, il fatto di essere tutti abbracciati, ho conosciuto un sacco di gente che comunque tifa la mia squadra e quindi abbracciarsi nel momento finale, festeggiare, è proprio bello, bello. Senti, ma hai conosciuto anche il tuo ragazzo lì? No, no. Però il tuo ragazzo di oggi allora c'era, vero? Esattamente, ero anch'io in Duomo e in seguito poi sono andato allo stadio San Siro a aspettare la squadra, quindi sono rimasto tutta la notte a Milano e è stato bellissimo. Quindi tu arrivavi da Tortona, quindi avete passato la notte lì sostanzialmente. Esattamente, esattamente, sì. E cosa ricordi di quella serata? Ricordo l'emozione di aver passato una notte speciale e onestamente non si aveva l'idea che si sarebbe potuto vivere una serata a breve come quella. Quindi era proprio una cosa, un evento eccezionale. Poi ripeto, aspettare la squadra a San Siro che era pieno è stato bellissimo. Certo che queste emozioni sono molto belle, Andrea, molto forti, quindi sì, anche riuscire. Sì, emozioni che ho vissuto anch'io, Rita, perché anch'io ero in Piazza Duomo. Ma nel 2010. Quanta gente, eravate tutti in Piazza Duomo praticamente, però non vi conoscevate. È bello però ritrovarsi anni dopo qui e dire c'ero anch'io. Un po' di persone. Ma c'era qualcun altro nel 2010 in Piazza Duomo? Guarda, aspetta che mi avvicino un attimino. Dai. Tu come ti chiami? Roberto. Roberto, ma sei di Piacenza tu? Sì, sono di Piacenza. Quindi c'eri in Piazza Duomo? Sì. E tu cosa ricordi? Tanta festa, mi ricordo. Ma siete andati in una bella compagnia, com'è che avete deciso quindi di andare? No, si era trovato io e il mio amico Giovanni e ciao Giovanni! Abbiamo deciso di stare un po' in famiglia, come si suol dire,
e quindi di andare in Piazza Duomo per sostenere la squadra è andata bene. Benissimo, direi, perfetto. Quindi noi non diciamo niente per quanto riguarda questa sera, ma hanno detto: mi raccomando, non dire niente, perché non Rita, si dice. Scusami, okay. Ci sono anche i ragazzini, i che forse non l'hanno vista quella finale lì perché sono troppo giovani. Con questo ragazzino con la maglia di Cialanoglu, come ti chiami, quanti anni hai? Marco, 10 anni. 10 anni, quindi per 3 anni non hai sfiorato, no? Però poi dai, riparti questa sera. Sì, ho rivisto tutte le partite dell'Inter del 2010. Per colpa di chi? Di mio papà, di tutta la mia famiglia. Sentiamolo, dai, suo papà, come ti chiami? Ciao. Dario. Dario, dove eri quel giorno? Eravamo a casa a Castelvetro e lei aveva 2 anni con la maglietta di Milito. Ma guarda che bella, cioè, perché non si può dire che siamo in radio. Gol. Oggi ha la maglia di Lautaro, quindi... Ma il nostro Andrea è informatissimo, sa tutto. Vai, come ti chiami? Martina, quindi a 2 anni, guardate, possiamo poi alzarti, a parte che è bellissima Martina, fai vedere anche la magliettina che lei portava quando aveva 2 anni, alzala un po' di più, guardate, facciamo un grande applauso davvero per Martina, ma che bello, ma lei, aspetta, guarda, facciamola vedere di là, così intanto fanno anche una foto. Martina, possiamo, un momento, l'abbiamo preso così in castagna e siamo pronti anche a trasmettere l'inno. Ragazzi, si canta, mi raccomando, su, alza il volume, Mirko. Vai, Stefano. Ho bisogno qui nerazzurri, pazzi come te nerazzurri, fateci soffrire. Ma va bene, vinceremo insieme a Malà. Ragazzi, ma si sta facendo veramente festa proprio presso l'Inter Club di Piacenza, presso Spazio 2. Oh, ci collegheremo ancora fra un pochino. Intanto adesso attenzione che il ritmo che piace, il ritmo di Piacenza, si sintonizza sui fatti, perché ne arrivo il nostro GR locale. A dopo. Un briciolo di allegria, Blanco e Mina, o Mina e Blanco, Blanco e Mina, dai, è veramente una grandissima hit del momento, ma noi siamo prontissimi per ricollegarci con l'Inter Club Piacenza presso Spazio 2, dove si stanno radunando veramente tantissimi tifosi e dove chiaramente abbiamo i nostri corrispondenti. Sentiamo che succede. Non ne abbiamo bisogno perché siamo già tutti una grande famiglia nero-azzurra qui live da Spazio 2 con l'evento dell'Inter Club Piacenza che seguirà la finale di Champions con questo bellissimo maxi schermo. Abbiamo Rita già vicino al track. Rita, a te. Sì, io dove potevo trovarmi se non qui, anche perché giustamente si avvicina l'ora della cena e poi ci sono degli stuzzichini che si possono ovviamente fare da subito anche come aperitivo, cioè davvero ogni ben di Dio. E io sono con Corrado della Bisia. Ciao Corrado. Ciao, buona serata a tutti. Senti, cosa hai portato allora qui a Spazio 2 per i tifosi dell'Inter? Prepariamo la bortellina tipica piacentina, il butter, però il panino con la salamella, la porchetta. Cerchiamo di dare i nostri prodotti, via. E poi pensate, perché io leggo anche la Battarò, a me piace sia la bortellina che non sempre poi si trova neanche sulle feste di paese, per esempio, no? Quindi è davvero una grande cosa il fatto che la portiate qui questa sera, ma anche il Battarò che è molto buono, quello con pancetta e gorgonzola sappi che è il mio preferito, quindi poi questa sera mi sa che cenerò a base di Battarò con pancetta e gorgonzola. Ma cosa sono le ciliegie da passeggio? Normalissime ciliegie così? Le ciliegie a passeggio, facciamo il bicchiere dove vengono inserite le ciliegie che arrivano da Villanova e niente. Quindi abbiamo un bel prodotto chilometro zero, bello eppure buono, perché adesso siamo nel periodo delle ciliegie, ma poi ci sono anche le torte, vedo che comunque sono delle torte artigianali. Sono le torte di Vigolo Marchese, che diciamo sono buone, sono difficili. Della zona. Senti Corrado, allora tu sei qui questa sera, ma tifi Inter, sì, non puoi tifare diversamente, certo. Però so che sei anche un ascoltatore di Radio Sound. Sei un ascoltatore di Radio Sound? Ah sì, ho sempre acceso la radio in macchina, quindi sono sempre in ascolto e vi ascolto volentieri. Benissimo, grazie, ciao Corrado, vai Andrea. Grazie. Eccoci, un altro tifoso nerazzurro, come ti chiami? Gianluca. Allora Gianluca, da dove vieni? Piacenza. Quindi perfetto, l'evento perfetto. Intanto ci hanno mostrato questo bellissimo maxi schermo OLED, quindi meglio di così non ci potevano trattare per questa finalissima. Allora, qual è
Insomma, che cosa ti aspetti una partita contro una squadrone? Il City ha vinto l'FA Cup, ha vinto la Premier, una squadra che ha già aspirato alla Champions nel 2021, però l'Inter dalla sua ha finito in crescendo, no? Sono perfettamente d'accordo, voglio essere molto sportivo, molto onesto. Il City ha il 70% di vincere questa coppa. Però se succede, succede. Se succede, puntini puntini, caro Mirko. E allora tutti assieme a vivere questa finale. Vai! Allora, aspetta perché io sono qui. Intanto abbiamo un bresciano che è da un po' che è venuto ad abitare a Piacenza. Ti chiami? Enrico. Enrico, senti, un bel ricordo legato alla tua squadra del cuore? Beh, la finale del 2010 che la guardava assieme mio papà, quindi e tutta la famiglia, ecco. Ma sai che qui molti erano in Piazza Duomo a Milano, tu dove eri? Io ero a casa perché avevo 11 anni. Eri troppo piccolino, però guarda, anche i piccolini sono andati in Piazza Duomo, ma dovevi dire a tuo papà di portarti. Invece adesso siamo con qualcuno che insomma più interista di così non si può, perché ha indossato persino la bandiera a mo' di mantello. Quindi abbiamo Interix che ci ricorda il suo momento più emozionante con la sua squadra del cuore. Probabilmente quando l'ha ripresa Vecino, perché lì è stato semplicemente magnifico, era il destino. Era destino. Benissimo, era destino. Allora aspetta, non è finita un attimino solo, siamo con Gabriel. Gabriel, tu sei di Piacenza? Sì, sì, sì. Il tuo ricordo? Sempre 2010, finale di Champions, che ero a casa con mio padre e era molto emozionante perché mio padre ogni gol prendeva e spaccava qualcosa. Quindi il giorno dopo avete dovuto rifare casa sostanzialmente. Tu avevi quanti anni? 10. 10 anni, che bello però, dopo tanti anni ritrovarsi a vivere una Champions League. Dai, in bocca al lupo. Grazie ragazzi, volete dire viva Inter? Vai! Forza Inter! Forza Inter, forza Rita, Inter. Io qui ho un signore che viene da Firenze. Sì, esatto. Come ti chiami? Roberto. E cosa hai scritto sulla maglietta? Leggicelo. Succede, ma se succede. Ma se succede. E qua c'è un altro con la maglia di Zanetti. Zanetti. Grandissimo. Zanetti e Zanetti, non c'è mica niente da fare. Il capitano non si tocca. Passano le epoche, ma quella maglia lì. Capitano è capitano. Sì. Ce n'è uno. Anche perché quelli di quest'anno sono cambiati tutti. E infatti, si mette a cambiare, sono bene. Va bene, Mircone, a te e poi riprendiamo la linea per questo pre-partita. Ok, allora Andrea, Rita, ci ricolleghiamo con voi fra poco perché ci sono tante persone, mi pare di capire, da intervistare. Si riparte con la musica e si riparte con questo grande successo di Roy Orbison. Questa è You Got It su Radio Sound. Roy Orbison con You Got It, pronti per ricollegarci allora con Rita e Andrea che sono presso lo spazio 2, quindi presso l'Inter Club Piacenza, proprio in occasione di questa grande serata piena di roba, anche le cose da mangiare, mi pare di capire, buonissime, e piena di tifosi soprattutto, e sentiamo che cosa ci raccontano. Eccoci qua live da spazio 2 per questo evento organizzato dall'Inter Club Piacenza. Tanto divertimento e ovviamente man mano che passano i minuti cresce anche l'attesa e un po' l'ansia per questa finalissima contro il City, un bellissimo maxi schermo su cui vedere la partita. Accorrete interisti di Piacenza, venite tutti qui a vedere la partita in un ambiente che è stato disinfettato da gufi bianconeri e gufi rossoneri, quindi protetto assolutamente al 100% per noi interisti. Rita Nigrelli con il vicepresidente dell'Inter Club, credo, vai. Sì, sono con Michele Vaghini. Ciao Michele. Ciao a tutti. Allora, si dice che solitamente tu sai prudenza e testa, quindi solitamente quando ti rivolgi ai tifosi, ci mi raccomando ragazzi, quali sono le frasi che utilizzi verso i tifosi, i soci dell'Inter Club? Ma prima di ogni partita c'è molta scaramanzia, quindi io direi di stare tranquilli e di godersi la serata, perché comunque è importante esserci. Non è una cosa di tutti i giorni, no, essere una finale di Champions, quindi comunque vada, credo che sia una serata importantissima per noi, per la squadra, per Inzaghi, per questa splendida gente, e ovviamente speriamo tutti in una vittoria. Non è scontato, però insomma. Inzaghi speriamo. Piacentino, non abbiamo ancora toccato questo punto, ma sarebbe clamoroso il primo allenatore piacentino alzare una coppa. Se dovesse farcela, sarebbe qualcosa di clamoroso. Lui che è già definito re di coppe. E qua c'è gente che giustamente compie riti scaramantici, ma questo è un dato di fatto. Cioè, senti, Inzaghi... ma intanto volevo continuare a sentire Michele, intanto perché volevo chiedergli, nel 2010 tu dove eri?
Nel 2010 me la sono goduta con amici in casa e poi siamo venuti a festeggiare a Piacenza. Ok, quindi in casa eri fuori Piacenza, quindi? Ero a Corso. Vabbè, insomma, non molto distante, una ventina di chilometri da Piacenza praticamente. Senti, invece parlando di Simone Inzaghi, allora il primo piacentino alla guida dell'Inter, ma anche forse il secondo italiano come allenatore? Beh, no. Ce ne sono stati altri? Ce ne sono stati altri. Ovviamente, insomma, Simone in questi due anni sta facendo molto bene, ha portato già 4 coppe. Un allenatore che è stato contestato da tutti, praticamente anche dei presenti, perché lo so, lo sappiamo, che lo volevamo mandare via a marzo, adesso ci ha portato in finale di Champions. Beh, parafrasando un po' il ciclismo, probabilmente lui più che un Pantani è un Cipollini, cioè uno da gare secche, da competizioni corte, lui riesce a dare il meglio di sé, caricare la squadra, e speriamo che stasera riesca nell'impresa. E poi ha questa grande capacità di dare tranquillità alla squadra, forse per questo riesce poi nei grandi eventi, no, a svangarla. Sì, credo di sì. Chi pensava che la squadra non fosse con lui, credo che sia stato smentito nei fatti. Mi sembra anche che, insomma, nell'ultimo mese, a partire da metà aprile, la squadra abbia, diciamo, ragionato all'unisono con l'allenatore, quindi credo che i risultati si sono visti e siamo in finale anche per questo, insomma. A parte il signor Gagliardini che si lamenta del minutaggio, ma... Beh, ma manca ancora poco, credo, perché... Speriamo. Un mese. Speriamo di venderlo al Milan, che sarebbe un altro derby vinto, praticamente. Vabbè. Sì, grazie a Michele Vaghini, andiamo con la musica dopo. Tiziano Ferro e la sua destinazione mare apre la seconda ora insieme a Marco Picchio. Eccomi qua, appena passate le news, ma abbiamo un evento importante che stiamo seguendo. Stasera c'è la grande finale Inter Manchester City e siamo collegati con l'Inter Club Piacenza presso Spazio 2 con Rita e Andrea, che appunto stanno intervistando un sacco di persone. Ci ricolleghiamo subito con loro. Live, siamo live qui da Spazio 2 per questo bellissimo evento organizzato dall'Inter Club Piacenza, la finale di Champions da seguire. Tutti i tifosi dell'Inter di Piacenza si radunano per vedere questa partita. Abbiamo qui uno degli esponenti dell'Inter Club con la maglia di Barella, e non è un caso perché è un po' un idolo nerazzurro, anche se non ha la fascia da capitano. Molti lo immagino magari in un futuro con quella faccia. Come ti chiami? Quanti anni hai? Massimo, di anni 61. Allora Massimo, un po' ne hai viste dell'Inter, la partita parte, vabbè, la finale del 2010 penso tutti, la partita a cui sei più affezionato dell'Inter? Beh, sicuramente è la finale del 2010. Senti, prima abbiamo visto una tua foto lì che scorreva, cioè tua, dell'Inter Club, e stavate andando in pullman in trasferta, dove andavate? No, quella lì era una partita in casa, stavamo andando a vedere Inter Sassuolo, l'ultima che ha giocato. Che clima si respira in questo Inter Club? Raccontaci tu dall'interno. Bene, grazie. È un po' una grande famiglia, ci si trova quando si può, non tutte le domeniche posso andare, ma quando si può si va e si tifa Inter, si canta, si sta insieme. Perché la maglia di Barella? Eh beh, Barella è un gran centrocampista. Va bene. Ma lo lanciamo sto caro, cosa dici? Ma se mi seguono un po' tutti quanti, lanciamo. Allora facciamo un appello. Noi abbiamo questo desiderio, vogliamo lanciare un coro, ma vogliamo essere seguiti, insomma, no? Giusto? Giusto. Vai tu. Come mai? Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Come mai? Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Come mai? Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Andrea, invece io sono qui. Portatemi un'altra birra. Il coro l'ha fatto anche lui. Qui abbiamo un papà e una figlia, perché ovviamente interisti da generazioni. Siamo con Pietro. Pietro, tu sei di? Di Gropparello, ma vivo a Piacenza da più di 30 anni. E interista da quanto? Da quando sono nato, penso. Senti, qualche ricordo particolare? Beh, il ricordo migliore è quello del triplete con Mourinho come allenatore, dove abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere con grande soddisfazione.
penso che sia stato uno dei migliori momenti da me come interista, perché gli anni 60 io non me li ricordo. Senti, nel 2010 invece tu dov'eri? Ma io l'ho guardato in casa con lei, con mia figlia, noi le guardiamo quasi sempre in casa, quest'anno abbiamo voluto fare uno strappo alla regola, solitamente le guardiamo in casa o a San Siro, però visto che l'Interclub di Piacenza ci ha offerto questa opportunità, l'abbiamo sfruttata. Hai fatto bene, sei socio dell'Interclub Piacenza da quanto tempo? Adesso la data precisa non ricordo, comunque appena è nato sono stato uno dei tra i primi 20-30 iscritti all'Interclub. Un fedelissimo, quindi. Allora, un interista che ha passato la passione alla figlia, che si chiama... Alessandra, non ho voce. È bella, una voce sexy così, è bellissima. Alessandra, Alessandra, ma quindi tu tifi Inter da quando sei in culla, in pratica? Quando papà mi faceva vedere le partite con la sciarpa davanti alla televisione. Io sono nata così e sono cresciuta così. Quindi ogni volta che c'è comunque una partita papà ti coinvolge e tu ti lasci coinvolgere volentieri? Non esco se gioca l'Inter. Perfetto, beh, bisogna essere tifosi così. Allora grazie, grazie mille. Andiamo con la musica. Sì, andiamo con la musica, torniamo dallo studio, cari miei, ma vi state divertendo la grande. Sento che anche le voci stanno calando. A forza di urlare e fare cori. Comunque ci ricolleghiamo fra un pochino con l'Inter Club Piacenza, fra un po' con Rita e Andrea. E intanto ripartiamo con la musica con Diva, questa è Respect. Grandi Simply Red con Come to My Aid alle 19:26 quasi praticamente nel nostro pomeriggio oggi pieno di sport, ma in maniera molto particolare, no? Perché è festa realmente, siamo collegati con l'Inter Club Piacenza presso Spazio 2, siamo collegati quindi con Rita e Andrea che sono lì e stanno intervistando anche un sacco di persone, quindi sentiamo che cosa ci raccontano. Eccoci qua live da Spazio 2 per questo evento di Inter Club Piacenza, la finale di Champions. Io sto andando a pescare un po' le maglie, diciamo, più strane, perché vediamo tante maglie di Lautaro, di Barella, ovviamente dei grandi protagonisti di questa stagione. Ho trovato un signore con la maglia di Consensao, proprio attualissima. Tanto buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Questa maglietta mi fu regalata qualche tempo fa. Tanto come ti chiami? Buonasera. Giampaolo Groppi. Sei di Piacenza, Giampaolo? Piacenza. E niente, siamo venuti a vedere la partita con la maglia che ha festeggiato tante vittorie. Speriamo di poterne così festeggiare ancora qualcuna. Quindi oltre alla somiglianza diciamo che è un po' un portafortuna, no? Un portafortuna, mio figlio del 2010, sapete cosa è successo nel 2010? È fantastico, quindi potrebbe essere un cerchio che si chiude. Allora, come si chiama tuo figlio? Federico. Dai, Federico, allora un po' teso per questa prima tua finale di Champions? Abbastanza, sì. Tuo giocatore preferito? Onana. Ah, pensavo con Sensao. Oh. Va bene, allora c'è Rita con la presidente. Io sono con Stefano e ovviamente lui è il presidente dell'Interclub Piacenza e vogliamo ricordare comunque a tutti gli interisti e a quelli che insomma hanno il cuore nero azzurro ma non sono ancora iscritti al club che questa sera lo possono fare con diciamo una promozione specialissima, e questo ce l'ha spiegato già prima Stefano, però vogliamo ricordare che ci sono dei vantaggi, perché noi abbiamo, ma se uno si prende la tessera, che vantaggi ha? Allora, intanto ha il vantaggio di non diventare un semplice tesserato, ma di diventare un amico del club, perché la nostra missione numero uno è di essere un gruppo di amici nerazzurri. È vero, ragazzi? Siamo amici nerazzurri? Ecco, la prima cosa è diventare amici nerazzurri. La seconda cosa è che attraverso l'iscrizione all'Inter Club Piacenza si possono avere prelazioni, si possono avere eventuali sconti in base alle direttive dell'Inter, c'è il Welcome Kit che quest'anno è composto da una bandiera, dal polsino dell'Inter e la borsa da palestra, ci sono diverse iniziative che facciamo come club che chiaramente vedono i soci avere la priorità su tutto. Oggi è la promo final day, appunto come dicevi giustamente tu, per cui solo in questa giornata il costo della quota associativa è pari ai rinnovi, mentre normalmente per i nuovi soci diciamo è un pochino più alta, insomma.
Una bellissima occasione, tra l'altro, ricordo, per chi ancora non l'avesse fatto, c'è la possibilità di aiutare oltre l'autismo, proprio per questa anche diciamo voglia anche di beneficenza che l'Inter Club Piacenza ha sempre avuto nello suo DNA. Quindi perché vi consiglio di fare anche una piccola donazione? Perché poi vi viene consegnato un biglietto e attraverso questo biglietto si potranno avere dei premi, ma vi spiegheremo tutto più tardi. Intanto fate la vostra piccola o grande donazione, quella che volete, basta anche una piccola cosa, e tante cose piccole possono ovviamente poi fare qualcosa di grande. Ma adesso Stefano, attenzione, perché vi lancia un'idea. Io intanto vorrei sapere, ma un po' di bandiere mi sembra di vederle, allora siccome vorremmo fare anche qualcosa con un video, se intanto tirate fuori bandiere, tutto quello che insomma può essere utile, e lo facciamo attraverso che cosa, Stefano? Sì, volevo dire una cosa un po' a tutti i ragazzi e le ragazze che sono qui, che è questa: e per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Grandi ragazzi. Bravi, grandi. Ragazzi, la serata sta prendendo veramente una piega bellissima, ma proprio di stare bene insieme, capito? E questa è la cosa che conta. Ripartiamo con Fedez, articolo 31, e Annalisa. La novità per l'estate della coppia Ring and Neck, abbiamo ascoltato il solito Lido, che poi è la nostra novità dell'ora praticamente qua su Radio Sound. Allora, siamo collegati già da oggi pomeriggio alle 5:30 con l'Inter Club Piacenza presso Spazio 2, dove ci sono per noi Rita e Andrea, e ci ricolleghiamo subito con loro. Eccoci qua di nuovo live, sono qua in fondo diciamo alle gradinate, diciamo così, ma si vede benissimo anche da qui. Volevo testare un po' la situazione, ma soprattutto ho trovato una coppia di tifosi interisti. Lei è già scappata, come la vede? Scappato perché ha paura. Però la maglia di Eriksen. Sì, gran giocatore, purtroppo non è più con noi per motivi fuori dal calcio, però gran giocatore. Senti, come ti chiami, di dove sei? Io Mattia, vengo da Rivergaro. Niente, sono qua con la maglia di Di Marco perché è il mio giocatore preferito. Spero segni o faccia un assist. Altro grande idolo nerazzurro, Di Marco. Quindi di Rivergaro segui un po' il Piacenza, un po' l'Inter, che cosa combini? Seguo tutte e due perché mi piace il calcio. Piacenza è nel cuore, l'Inter è tutto il corpo, però speriamo che vada meglio della stagione del Piacenza stasera. Anche perché ci vuole poco, purtroppo. Io la penso esattamente come te. Rita, non so se hai qualcuno. Sì, perché non sì, ti vedo. Ma intanto volevo collegarmi al fatto che ovviamente ci sono tanti tifosi dell'Inter che sono tifosi del Piacenza, e magari anche quelli che hanno qualche annetto in più, che hanno visto, anche hanno vissuto quella Piacenza in Serie A. Vogliamo ricordare che il 13 giugno del 2023 saranno 30 anni da quella famosa partita del Piacenza in Serie A, e Radio Sound con Andrea Morini ha organizzato una rievocazione bellissima con tutti i giocatori dell'epoca, e quindi si svolgerà esattamente il 13 giugno alle ore 18, l'ora in cui è iniziata quella famosa partita, alla Polisportiva Lions Quarto. Quindi siete tutti invitati, l'ingresso è assolutamente libero e ci saranno tutti i giocatori dell'epoca. Ma veniamo invece ai giorni nostri e soprattutto a questa giornata della Champions League. Adesso siamo con Lorenzo di San Nicolò, abito a 50 metri da casa degli Inzaghi praticamente. Ah, benissimo, perfetto. Quindi Simone, ogni tanto ti è capitato di vederlo? No, i genitori sì, però. Okay. Che dicono i genitori? No, non li incontro così frequentemente da parlarci. Peccato, però, peccato. Comunque, insomma, abbiamo il grande Simone che guida questa squadra. Allora, parlaci un attimo di qualche tuo bel ricordo. Allora, un bel ricordo che ho è legato al 98, dove tra l'altro il Piacenza, mi ricollego a prima, era in Serie A, e dove mio figlio aveva 2 anni. E c'era una parte della famiglia che cercava di farlo diventare juventino, però poi l'Inter giocò la finale di Coppa UEFA con la Lazio, c'era Ronaldo, il fenomeno, e lui è rimasto, come potete vedere, interista, forse anche più sfegatato di me. E adesso vi spiego perché è anche più sfegatato. Lui si chiama Davide. Ciao Davide. Ciao. Senti, allora dobbiamo far vedere, perché vuoi spiegare tu che cosa hai fatto per amore dell'Inter?
Allora, ieri, perché ho fatto un tatuaggio, perché se lo facevo magari dopo stasera, metti che va bene, dicono tutti facile. Allora ieri, siamo un mio amico che fa il tatuatore qua a Piacenza, ho detto no, è arrivato il momento, quindi un bel biscione nero azzurro con un coro della curva. È bellissimo, ma questo è amore, facciamogli un applauso, dai, veramente. Vuoi farlo vedere adesso? È ancora un po' incelofanato, perché avendolo fatto ieri ovviamente deve tenerlo così almeno fino a domani. Però mi sembra che si veda molto bene, insomma, questo bel biscione nerazzurro. Col coro, sì sì, della curva, perché noi per quest'anno è stato il primo anno, abbiamo fatto l'abbonamento, è bellissimo. E quindi un po' a sentire cantare tutte le partite è una cosa stupenda, cioè, quindi abbiamo fatto, ho detto no, devo fare qualcosa per ricordarmelo, e poi se porterà fortuna mi tatuerò prima di ogni partita dell'Inter. Se porto fortuna lo fa, sono disposto a farlo, poco spazio ma lo faccio volentieri. No, esatto, perché stavo guardando che di spazio non ce n'è tantissimo, però poi un posticino da qualche sì, parte lo trovo. Per ogni partita lo trovo un posto. Benissimo, grazie mille. Eccoci allora ancora insieme, stiamo chiudendo la trasmissione, ultimi minuti, ma penso che c'è spazio ancora, mi pare di capire, per un collegamento con Spazio 2, con l'Inter Club, dove si sta facendo veramente festa. Adesso Mr. Rain con San Giovanni, questa è la fine del mondo. Eccoci qua di nuovo live da Spazio 2 per questo evento di Inter Club Piacenza. Ci avviciniamo sempre di più alla finalissima, questo bellissimo maxi schermo. Invitiamo tutti i tifosi dell'Inter di Piacenza a venire qui a vedere la partita con noi, a tifare con noi, a soffrire con noi. Un ragazzo con la maglia di Bastoni, di dove sei, come ti chiami? Sono Manuel, vengo da Pontenure, qua in provincia di Piacenza. Sei iscritto all'Inter Club? No, non sono iscritto a nessun Inter Club. L'intenzione c'è. Dai, oggi c'è anche una bella offerta, perché proprio Bastoni? Ma Bastoni l'ho preso più che altro perché sono un difensore centrale, per me è il giocatore migliore della squadra nerazzurra ora come ora, nel senso che fa la differenza sia offensivamente che difensivamente, quindi per me è nata per Bastoni. Sono un difensore centrale nel senso che giochi? No, giocavo. Dove? Giocato a Pontenure. Nella Pontenurese, immagino. Sì, Pontenurese. Categoria? Sono arrivato fino in juniores e poi ho detto basta perché non faceva per me. Sei rimasto tifoso dell'Inter, insomma. Assolutamente sì. Stasera è durissima, lo sai. Stasera sì, è molto dura, però l'Inter è pazza, quindi mai. Ed è bella e la amiamo. Assolutamente sì, sempre forza Inter. Forza Inter. Io invece sono con Luca, che arrivi da Pontenure. Allora Luca, intanto sai che noi stiamo chiedendo un pochino in giro anche dove erano nel 2010. Tu dove eri? In Piazza Duomo. Insieme a tanti altri interisti che abbiamo incontrato questa sera, che abbiamo intervistato, e anche loro ci hanno parlato di questa grande emozione vissuta in Piazza Duomo, la tua ce la racconti? Fantastica serata è stata, da indimenticabile. E quindi da rivivere. Però sono scaramantico. No, certo, lo so, ma infatti io per carità poi non proseguo. Senti, invece stiamo un po' chiedendo anche giocatore preferito? Di Marco. Però vedo che tu la maglietta non ce l'hai, come mai? E l'ha messa la compagna. Ecco perché, hai capito, la compagna gli ha preso la magliettina. Allora, vediamo che c'è un altro Di Marco, vedo una magliettina appunto da dietro. Sono tanti quelli che hanno questa grande passione per Di Marco. Ti chiedo, ma perché? Giocatore italiano, che ti fa Inter, è il massimo. È il massimo, grazie Luca. Siamo qui a Spazio 2 e siamo in via 24 Maggio a Piacenza. Qui c'è questa sera il grande ritrovo dei tifosi dell'Inter per assistere tutti insieme come una grande famiglia alla partita di Champions League con il Manchester City. Allora intanto c'è Andrea che si è già posizionato, perché ovviamente noi qui abbiamo terminato da poco l'animazione ed è iniziato il momento così di visione intanto del pre-partita. Andrea? Sì, guarda, si sta riempiendo in ogni ordine di posto, direi anche oltre, e qui lo spazio di Spazio 2, scusate il gioco di parole, in questa bella serata organizzata dall'Inter Club Piacenza, e siamo alle 20:21
non ho l'orologio davanti. 20-22, ecco, perfetto, grazie Rita. Intanto, prima notizia di serata, giocherà Dzeko con Lautaro Martinez e quindi Lukaku parte dalla panchina, dietro i tre insomma definiti Bastoni, Acerbi, Darmian, il trio difensivo, praticamente la formazione annunciata, poi la vedremo nel dettaglio, ovviamente tutto stipato. Anche l'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, 75.000 posti a sedere, 5.000 in più ne ha San Siro, ma insomma parliamo di uno stadio ovviamente ultramoderno, costruito nel 1998, uno stadio che ha già ospitato una finale di Champions molto cara a noi interisti. Giocava il Milan, che stava vincendo 3-0 con Liverpool, perse fortunatamente quella finale ai rigori. Turchia è una terra di contraddizioni, una terra che era forse in quell'area del mondo tra le più occidentalizzate, poi con l'avvento di Erdogan le cose sono cambiate, ma insomma non siamo qui a parlare di politica. Però ci sono due turchi in campo, uno per parte, dalla parte dell'Inter ovviamente Çalhanoğlu, dalla parte del Manchester City Gundogan, e quindi tra i tanti tifosi del City, tanti tifosi dell'Inter, ci sono sicuramente anche diversi tifosi turchi che si schiereranno per le due fazioni, per due giocatori turchi. Poi c'è ovviamente il grande tema di serata, noi che siamo piacentini, Simone Inzaghi, piacentino. Un percorso lunghissimo, ha detto Simone Inzaghi, questo che ha portato alla finale di Champions, un'avventura fatta di 56 partite dove a volte anche qualche sconfitta è servita. Certo, l'Inter, l'abbiamo detto più volte, da un mese e mezzo a questa parte ha cambiato marcia, è rientrato Lukaku con ovviamente il giro di motori giusto, e Inzaghi ha avuto quella profondità nel giro di rosa importante per poter fare bene. E l'Inter, che stava andando male in campionato, certo non è stato il campionato che ci auspicavamo, ma ha chiuso comunque nelle prime quattro e si è qualificata per la prossima Champions League, e poi ha vinto la Coppa Italia, e in Champions ha fatto un percorso, lo vediamo tutti, fondamentale in un girone difficilissimo dove c'erano il Barcellona, il Bayern, ha eliminato e poi squadre come il Porto, il Benfica e soprattutto il Milan nel doppio confronto cittadino. Intanto spero che sentiate l'atmosfera che minuto dopo minuto ovviamente si scalda anche qui per quanto riguarda Piacenza con questa bellissima serata di Spazio 2. Beh, noi non possiamo far altro che invitare ovviamente tutti gli interisti che sono ancora in giro. Sentite intanto in sottofondo questi bellissimi cori, qui c'è un'atmosfera caldissima, bellissima, devo dire che è molto bello, ci sono tutte le famiglie, tra l'altro ci sono papà, mamme, bambini anche piccoli, è veramente un bel vedere, insomma anche questo colore nero azzurro è così invitante, quindi noi davvero vogliamo invitare tutti voi che siete in giro e che ovviamente tifate Inter ad essere qui, a raggiungerci qui a Spazio 2, siamo in via 24 Maggio a Piacenza, non potete sbagliare perché sulla strada vedete uno striscione enorme dell'Inter Club Piacenza che ha organizzato la serata. Eccoci live qui da Spazio 2 e passano i minuti, si avvicina alla finale di Champions, un altro tifoso dell'Inter, come ti chiami? Andreu Ilir, sono albanese. Grande però, tifosissimo dell'Inter, maglia dei campioni d'Italia di ormai 2 anni fa, c'è un altro allenatore. Parlava pressappoco così. Come? Parlava pressappoco così, vecchio allenatore dell'Inter. Antonio Conte. Antonio Conte. Grande Antonio Conte, dai, però adesso parliamo di Inzaghi, che è soprattutto anche un piacentino. In bocca al lupo a lui, dai, a noi interisti. Senti, vedo che hai col telefonino tua figlia che ci sta guardando. Sì, è la Claudia che anche lei guarda la maglia interista. Quindi li hai convertiti tutti, in famiglia tutti interisti? Sì, tutti. E di stasera come la vedi? No, non dico niente. Niente pronostico. Come si ferma Holland? Come si ferma? Holland. Ah, ci pensa Acerbi. Eh sì. Ce l'abbiamo già la persona giusta per Holland. Grazie, Rita, a te.
Intanto io volevo approfittarne per ringraziare tantissimo anche chi ha contribuito a questa serata e che ha dato una mano all'Inter Club Piacenza per poterla realizzare. I Metronotte, Servizi Caldaie Bricchi Agostino, Ritual Caffè, Osteria Carducci, Pansini Arredamenti e un grande supporto ovviamente da Confindustria Piacenza. Ringraziamo poi anche l'ASP, questo bellissimo food truck che è presente questa sera alla Bissia, che ha preparato veramente tante cose gustose a chilometro zero. C'è il batarò, ci sono le salamelle, ci sono gli spiedini, insomma c'è veramente di tutto. E io adesso sono anche con una grandissima, ma grandissima, grandissima tifosa dell'Inter, che è Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao Rita. Allora sei qua tu, mi sa che forse tu volevi andare a Milano, no? No, a Istanbul semmai. Esatto. No, però sono contenta di essere qua. Senti, ma allora dai, raccontaci qualche bel momento emozionante che hai vissuto con la tua squadra, per esempio 2010? 2010, Piazza Duomo, 100.000 persone, considera come se tutta Piacenza fosse in quella piazza, è stato bellissimo. E poi finita la partita a San Siro, fino alle 6:30, 7 ad aspettare la squadra. Infatti è stato bellissimo, questo è un ricordo che ci hanno riportato in tanti, quindi di non avere dormito quella notte sostanzialmente, perché poi si andava a San Siro per aspettare tutti i giocatori. Tutti i giocatori tranne Mourinho, e quello è stato un colpo al cuore che ricordo ancora con molto dispiacere, perché lui non si è presentato a San Siro con la squadra, però noi avevamo la coppa ed era la cosa più importante. Esatto. Senti, ma lì eravate in tanti? Sì, tantissimi, lo stadio era pieno. No, ma pensavo anche proprio da Piacenza, siete andati in un bel gruppo? No, quello non mi ricordo, c'era anche la mia amica la Nicoletta, quella che è scappata. Va bene, grazie Ilenia. Noi ci avviciniamo ormai sempre più alla serata, anche perché c'è poi il prepartita che ovviamente seguiremo, quindi noi abbiamo ancora qualche momento. Tra poco vi ricordo che ci sarà anche questo momento con qualche omaggio che daremo ai tifosi dell'Inter. Intanto andiamo qui con la musica di Radio Sound da Spazio 2. Sono le 20:34 e noi siamo qui in diretta da Spazio 2. Vogliamo veramente raccontarvi questa atmosfera bellissima. Siamo all'interno di questo spazio dove ormai gremito di gente con le magliette rosso, con le magliette nera azzurre. Sì, è la birra, esatto. E infatti, no, è veramente un'atmosfera bellissima, dicevo Andrea. E intanto io qui ho accanto a me anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, che non ha voluto mancare ovviamente a questa serata, ma una ragione c'è. No, la ragione. Ovviamente la ragione è che abbiamo Simone Inzaghi, che è un allenatore, quando ci ricapita di avere un allenatore piacentino in una finale di Champions, questo è fondamentale. Poi vabbè, l'Inter è nel mio cuore, quindi, ma questo è un altro motivo. Io sono molto contenta di poter essere qui stasera e di condividere con tanti ragazzi un momento comunque bello, e il fatto di poter vedere una squadra italiana in una finale di Champions che ha anche un allenatore, Simone Inzaghi, che è piacentino. Senti, ma che bella serata, hai visto che atmosfera, c'è un pubblico bellissimo e ci sono tante famiglie, perché no, ci sono anche bambini piccoli. Questo credo che sia un bel momento di aggregazione. È il modo giusto per vivere lo sport questo deve essere, aggregazione, a prescindere da quello che poi è il risultato, il fatto di stare insieme in modo tranquillo, mangiare qualcosa, sorridere e guardare una bella partita. E sarà davvero così questa sera, una bella partita da vedere. Andrea, a te la linea, grazie a Katia Tarasconi, al sindaco di Piacenza. Grazie a voi, buona partita a tutti. Grazie di nuovo Katia Tarasconi, grazie Rita. Beh, parlava di Simone Inzaghi e mi riallaccio a quello che ha detto il sindaco di Piacenza. Simone Inzaghi piacentino, ma non solo piacentino, è cresciuto calcisticamente proprio nel Piacenza Calcio, dove ha militato nelle giovanili dal 92 al 94, poi ha giocato nel Piacenza nel 97, nella stagione 98-99. Potrebbe essere, usiamo il condizionale, il primo piacentino a, e metteteci voi il finale della frase. Beh, se lo facesse sarebbe bello portasse poi la Coppa qui, come ha fatto qualche allenatore, per esempio Ancelotti, ricordo quando vinse col Milan, portò la Coppa a Felegara proprio per una notte. Sarebbe bello avere
magari la Coppa qui a Piacenza, perché no? E intanto bisogna vincere, cosa che non è assolutamente semplice, ovviamente. Dicevamo di Inzaghi, definito re di coppe per le tante Coppa Italia vinte, anche per la Supercoppa Italiana. Certo, questo è un livello ovviamente molto 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 più alto. E per quanto riguarda questo esame, l'esame più difficile contro l'allenatore che forse più di tutti ha cambiato la storia recente del calcio, perché lo diciamo senza mezzi termini, quando si parla di Pep Guardiola si parla dell'allenatore che insomma ha cambiato un po' un'epoca. C'è un prima e un dopo Pep Guardiola. Con lui è iniziato l'era del tiki-taka, del grande Barcellona di Messi, ma ovunque è andato, insomma, ha portato grandi risultati. Non è ancora riuscito a vincere col City, ma è arrivato a una finale di Champions, e in qualche modo Simone Inzaghi e Pep Guardiola sono un po' legati nel loro destino. Infatti raccontava lo stesso Simone nella conferenza stampa un episodio quantomeno singolare. Era in viaggio di nozze a New York e mentre faceva colazione ha incontrato Pep Guardiola proprio in maniera assolutamente casuale. Quindi comunque vada, stasera Pep Guardiola sarà in due momenti fondamentali della vita di Simone Inzaghi, ossia il matrimonio, la luna di miele e anche la sua finale di Champions. Pensa un po' alla casualità della vita. Ma intanto, cara Rita, io, se sei d'accordo, andrei a vedere proprio come Simone Inzaghi ha scelto anche di schierare l'Inter questa sera, con Onana in porta, classica linea 3 con Bastoni, Acerbi e Darmian in difesa, poi 5 di centrocampo, Di Marco, Çalhanoğlu, Brozovic, Barella e Dumfries, e davanti va Dzeko con Lautaro Martinez. Quindi il nostro Romelu Lukaku, che è molto in forma, partirà probabilmente dalla panchina, o meglio, partirà sicuramente dalla panchina e probabilmente lo vedremo in corsa, lui che comunque ha questa esplosività ed è capace di spaccare la partita. E c'è Acerbi a marcarsi Holland, c'è Acerbi a fare il lavoro sporco, il lavoro difficile, e io dico se lo merita, perché c'era la possibilità di far rientrare Skriniar, ma pochissimi minuti nelle gambe per lui, che era il capitano dell'Inter a metà stagione, si è promesso sposo al Paris Saint Germain. Queste cose i tifosi non te le perdonano, ma soprattutto non te le perdona il campo. Se poi hai così pochi minuti nelle gambe, difficile giocarsi una finale di Champions contro quello che ha segnato 36 gol e con ogni probabilità è destinato a anche lui segnare la storia del calcio, perché è un giocatore fantastico. Holland segna in tutti i modi, di prepotenza, di testa, insomma è un giocatore da tenere d'occhio. Questo City ha fatto 4 gol al Real Madrid, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Una squadra che ha vinto l'FA Cup, una squadra che ha vinto comunque la Premier in rimonta sull'Arsenal. Servirà la partita perfetta. Intanto si alzano i cori qui da Spazio 2, davanti al maxi schermo. Rita, io non riesco a quantificare perché ce l'ho alle spalle, quanti saranno, ma veramente tanti comunque oggi. Sì, ovviamente attendevano, che ne so, insomma, circa 200-300 persone, mi pare che siamo già arrivati almeno al 500, quindi c'è davvero una grande partecipazione, quindi 300 a sedere più tutti gli altri. Adesso c'è anche Stefano Magistrali, che è il presidente dell'Inter Club Piacenza, che sta incitando i suoi, quindi ci sono applausi a mani alzate, è bellissimo. E sentiamo proprio in sottofondo i cori, è molto bella questa atmosfera. Vi invitiamo qui a Spazio 2 in via 24 Maggio a Piacenza, in diretta su Radio Sound. Stiamo cercando di trasmettere questa bella, questa, voglio dire, questa festa. Io voglio parlare di festa perché festa è comunque sia, nel senso che è bello ritrovarsi, una bella famiglia, quella dell'Inter Club, che ha voluto riunire tutti i suoi in questa grande serata di Champions League. Sì, Rita, vi dovevamo anche la formazione ovviamente del Manchester City, questo squadrone, lo diciamo senza paura, stiamo di fronte probabilmente alla squadra più forte che c'è in questo momento, quindi comunque vada, l'Inter ci proverà fino alla fine. L'Inter ha dalla sua il fatto che non ha nulla da perdere, mentre per il City questa è un'ossessione. Se il City non vince la Champions, per Guardiola è un fallimento. Se l'Inter non vince la Champions, comunque è arrivato in finale, quindi certo. È alla sua l'Inter il fatto che giocherà la sua partita con, tra virgolette, ovviamente leggerezza, ma tutti i giocatori hanno fatto capire che daranno l'anima e la vita in campo. E del resto lo stesso Simone Inzaghi ha parlato di bellissime sensazioni in queste ultime settimane, quindi speriamo che poi veramente
i giocatori diano il 100% in campo. Io francamente, in maniera molto personale, sono molto contento della formazione che ha scelto Inzaghi e condivido in pieno, anche se mi sarebbe piaciuto magari un Lukaku dal primo minuto, ma capisco la scelta di Dzeko, che con i suoi anni ma la sua esperienza può dare qualcosa nella prima parte per poi essere sostituito da un giocatore molto fisico, molto pimpante come Lukaku, che in corsa ti può davvero spaccare la partita. Quindi come al solito grande Simone, e speriamo che ci abbia vista giusto stasera. Benissimo, allora diciamo che per il momento ci fermiamo qui ringraziando Metronotte, Servizi Caldaie Bricchi, Ritual Caffè, Osteria Carducci e Panzini, Arredamenti e Confindustria che ci regalano questa serata. E si va di nuovo con la musica, tra poco saremo di nuovo insieme a voi con un Andrea Crosali carichissimo. Questa bellissima serata per assistere tutti quanti insieme alla grande serata di Champions League Inter Manchester City. E c'è questo momento di prepartita e vi ricordo, sì? Io personalmente voglio ringraziare anche l'Inter Club Piacenza. Voglio anche raccontarti una cosina. Dimmi. Perché io, hai chiesto a tutti, ma te lo dico anch'io, 13 anni fa quando l'Inter vinse la Champions ero esattamente in Piazza Duomo a Milano. Pochi mesi dopo ho iniziato a lavorare per Radio Sound, quindi la nostra collaborazione è durata questi 13 anni ed è la prima volta che insomma posso parlare liberamente anche dell'Inter su Radio Sound, quindi per me è un piccolo sogno che si avvera questa sera. Bellissimo, 2010 una data da ricordare, direi anche questa sera, perché in effetti visto che c'era qualche titubanza da parte tua, no, perché dice insomma vederla a San Siro, comunque viverla a San Siro sarebbe stata sì, tutta un'altra cosa. Ma però devo mi dire sa... che mi sono ricreduto, ecco, qua bravo. È molto bello, c'è tantissima gente, poco fa insomma abbiamo lanciato i fumogeni, sembra davvero essere allo stadio, anzi anche meglio perché sono proprio tutti interisti, quindi insomma non c'è il rischio neanche di litigare, è proprio bellissimo. Intanto vedo le immagini che ci sono. Anitta, la regia mi dice il nome della cantante più e più volte, e ammetto la mia ignoranza, ma quello che è importante è che è iniziata la cerimonia d'apertura all'Atatürk Stadium di Istanbul, dove alle 21, quindi esattamente tra 10 minuti circa, inizierà la finale di Champions League. In bacheca l'Inter ne ha 3, nessuna il City, ma quello che conta purtroppo è che il City è la squadra del momento e che l'Inter deve fare la partita perfetta, lo ribadiamo fino alla nausea, perché questo è il concetto, la verità. La City parte da favorita, l'Inter parte da underdog, ma forse è questo anche il suo punto di forza. Intanto bellissime le immagini, io credo che la regia possa farci sentire qualche istante dell'audio proprio che proviene dalla Turchia. Il personaggio del momento, Anitta, quindi la superstar brasiliana che è stata annunciata proprio come co-headliner del Pepsi Kickoff Show della finale di UEFA Champions League 2023. Questa cantante sta vivendo un anno da record con l'uscita del suo quinto album, Version of Me, è una nomination ai Grammy Awards come migliore nuovo artista, insomma, quindi ecco perché poi questa presenza così prestigiosa e importante. Rita, non so se si riesce a sentire il grande tifo, ma credo di sì, perché faticavo a sentire veramente quello che dicevi. È bastata un'inquadratura di 10 secondi dei giocatori sotto il tunnel per infiammare quella che è ormai la curva nell'azzurra qui a Spazio 2, ma siamo tantissimi a tifare Inter qui davanti al maxi schermo bellissimo OLED, gli ultimi secondi di pubblicità e poi sarà City Inter la finale di Champions League. Ovviamente siamo qui dove c'è Spazio 2, la sede, in via 24 maggio, è anche difficile riuscire a concentrarsi, a parlare in mezzo a tutta questa confusione, sono tantissime le persone che sono arrivate qui a Spazio 2
per la grande serata organizzata dall'Inter Club Piacenza per vedere tutti insieme la partita di Champions League. Io, Andrea, ti passo la linea perché non riesco quasi neanche a sentire la mia voce. È vero, Rita, io ho capito che hai finito di parlare solo perché ho visto che hai finito con il labiale. Qui veramente è dura adesso andare avanti con la diretta, ma vivremo comunque di emozioni perché sta per cominciare la finale di Champions. Sono in campo i giocatori, scambio di gagliardetti tra Gundogan e Brozovic al centro del campo. Adesso il classico lancio della monetina, tra pochissimo sarà Manchester City Inter, finale di Champions League. Ci siamo, una bellissima coreografia da parte della curva nord e sentite l'ovazione perché viene incitata la squadra nerazzurra. Eccoli qua, schierato da Inzaghi, i dubbi sono sciolti, c'è Acerbi nel cuore della difesa, c'è Zeko al fianco di Lautaro, si parte, pochi minuti sarà la finale, 3-5-2 per l'Inter, classica formazione. Eccoci qua, inquadrato in questo momento il pericolo numero uno per la difesa dell'Inter, ossia Holland, sarà Acerbi a prendersene così cura. Manca pochissimo, Rita, finalmente un istante in cui si è sentito qualcosa per qualche istante, ma adesso si ricomincia. Qui veramente il tifo è da stadio, spero che si riesca a sentire anche da casa. Ore 21, si aspetta soltanto il fischio d'inizio. Credo sarà l'Inter a cominciare perché vedo Lautaro Martinez indirizzarsi verso il pallone ed è così, iniziata la finale dei Champions, un volato di spazio 2, si parte e adesso l'Inter, Onana con il pallone tra i piedi come al solito, è lui a impostare il gioco senza paura, il portierone nerazzurro che nell'arco della stagione ha rubato il posto ad Handanovic. E allora si parte, lancio lungo, uno dei pochi dell'anto del di Onana, va a cercare il compagno, palla che esce oltre l'out, sarà rimessa laterale per il City. 30 secondi, è iniziata la finale di Champions. Rita, non so se riesce a sentire la grande emozione che si sta respirando. Beh, noi non possiamo far altro che ovviamente invitare ancora qui per vivere insieme tutto questo. Vi ricordo che ci sono anche gli stand gastronomici e ovviamente c'è birra, c'è la possibilità anche di cocktail, insomma, e poi vivere questa atmosfera è davvero fantastico. Quindi tutti qui siamo a Spazio 2 in via 24 Maggio a Piacenza. Andrea, siamo pronti, noi siamo qui a Spazio 2 per seguire la partita di Champions League, a te subito la linea. Eccoci qua, allora dopo il grande entusiasmo iniziale adesso ovviamente più silenzio da parte dei tifosi dell'Inter perché in questi primi 10 minuti il City ha fatto la voce grossa, è andato vicino alla rete al quinto minuto, però l'Inter insomma tiene botta, non è ancora riuscita a rendersi pericolosa. Adesso però c'è Barella con il pallone tra i piedi, un ottimo dribbling di Barella che salta due uomini, adesso c'è Calhanoglu che viene avanti, attenzione, riesce a servire Di Marco, fascia sinistra, il corso in mezzo, il traversone, colpo di testa a uscire del City che adesso riparte, palla al piede ma ancora viene sporcata da Bastone che la mette fuori. 0-0 al decimo minuto, si rinfiamma il tifo nerazzurro qui da Spazio 2. Poi un po' di coraggio, abbiamo visto sarai in un posto dentro. Purtroppo Zeko perde il pallone proprio in questo momento, 19° minuto, 0-0, grande tensione perché ovviamente il City prova a fare una partita anche se non è il solito possesso palla, brava l'Inter fino a questo momento a contenere questo squadro intento di Marco, approfitta di un errore d'avversario, riconquista il pallone, sale sulla sinistra, serve Brozovic che si accentra, salta due uomini, serve Lautaro che fa da sponda per lo stesso Brozovic e poi la conclusione purtroppo sul fondo. 20° minuto, 0-0, soffriamo tutti insieme il popolo nero-azzurro qui da Spazio 2. Andiamo a rivedere l'inserimento da parte. Eccoci qui di nuovo in diretta, 29° minuto,
stiamo seguendo la finale di Champions qui a Spazio 2, questa iniziativa dell'Inter Club Piacenza, pieno in ogni ordine di posto, sembra di essere allo stadio, veramente il clima è infuocato con Onana che ha fatto due interventi, uno su Holland con il City che ha fatto un po' bello cattivo tempo in area piccola, ma non che l'Inter stia giocando male, anzi sta limitando comunque una squadra fortissima, però ha concesso questa occasione alla City. Bravo Onana, attentissimo con la mano sinistra a dire di no a Holland, e comunque bisogna stare attenti, lo sappiamo, il City è fortissimo. Siamo alla mezz'ora 0-0 tra il Manchester City e l'Inter, anche se va detto che Ederson, il portiere del City, sta facendo insomma un po' di confusione, poco fa ha regalato la palla a Barella e poi ha aperto il compasso, la palla è terminata fuori, adesso sentite il pubblico che si infiamma perché c'è De Bruyne a terra e il gioco non riprende, quindi per il momento il gioco è fermo, 0-0 alla mezz'ora, Manchester City Inter, la finale di Champions. Eccoci qua, 42esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Manchester City ed Inter. Poco fa è uscito De Bruyne per il Manchester City, è entrato Foden al suo posto. Adesso un momento di sofferenza dell'Inter, rinculata nella sua metà campo con il City che fa girare il pallone. E purtroppo sappiamo benissimo le qualità balistiche di questa squadra. Ogni volta che l'Inter prova a superare la metà campo, la palla viene recuperata dai Citizen. Adesso in questo momento attenzione, perché Grealish salta Dumfries e c'è un calcio di punizione per il City in zona offensiva, siamo sul versante di sinistra, poco oltre la linea dell'out di sinistra, quindi una palla da mettere in mezzo, la seguirei se è d'accordo la regia prima di restituire la linea. Beh, insomma, questa è una bella serata che stiamo vivendo in diretta, ma voglio ricordarvi ovviamente che tutto questo avviene grazie all'Inter Club Piacenza e poi a Metronotte Piacenza e Servizi Caldaie Bricchi Agostino, Ritual Caffè, Osteria Carducci, Panzini Arredamenti e Confindustria. Ovviamente noi vi invitiamo sempre qui. Assolutamente vi invitiamo qui a soffrire, i tifosi della regione di Piacenza, unitevi, siamo già tantissimi. Attenzione, adesso si soffre, c'è una calcio di punizione per il City, la mette in mezzo, attenzione, cade un uomo del City, l'arbitro dice di rialzarsi, la palla carambola sui piedi di un giocatore del City e carambola sul fondo, rimessa per Onana, respiriamo a pieni polmoni al 44esimo, sempre 0-0 tra City e Inter, a voi. Primo tempo all'Ada Turk. Eccoci qua, siamo in diretta da Spazio 2, appena finito il primo tempo tra Manchester City e Inter, 0-0, si soffre maledettamente, soprattutto nel finale il City ha messo l'Inter dietro, ma quello che conta è che il risultato non è cambiato, City che è andato vicino al gol con Holland, ma è stato molto bravo Onana a dirgli di no, per dire la verità non ci sono state grandissime chance, quella forse che ho raccontato sì, perché Holland era in area piccola, ma bravissimo Onana a trovarsi il pallone sulla braccio sinistro. Per quanto riguarda l'Inter, una grossa chance da definire tale, perché c'è stato un grande errore di Ederson che di fatto ha regalato il pallone a Barella, la distanza era tanta ma la porta era sguarnita, ha provato ad aprire il compasso, palla fuori abbondantemente, sarebbe stato comunque un euro gol, va detto questo. 0-0, l'Inter soffre, c'è stato un cambio nel City con De Bruyne che è uscito, è entrato Foden al suo posto, certo l'Inter deve fare qualcosa di più davanti perché fa girare palla a centrocampo ma non riesce a fornire in maniera corretta i suoi attaccanti e così naturalmente diventa molto difficile diventare pericolosi. Qui è bellissima, commissione di pubblico a Spazio 2, è calorosissimo il tifo nerazzurro, non so se Rita ha qualcuno vicino a lei. Con l'evento dell'Inter Club a Piacenza stiamo seguendo la finale di Champions, stiamo soffrendo come delle bestie perché il City è veramente grande dominio palla come doveva essere, l'Inter cerca un po' di smorzare questo dominio e però fa fatica soprattutto a rifornire gli attaccanti, quindi pochi pericoli per la porta di Ederson che pure sta cercando di aiutarci in tutti i modi. In questo primo tempo ha fatto diverse scelte sbagliate, una delle quali è servire Barella,
che a porta vuota, però da grande distanza, va detto, ha sbagliato completamente la conclusione. Invece il City ha avuto una grossa occasione con Haaland, grande parata di Onana che è riuscito a sventare il pericolo. Adesso le squadre sono sotto il tunnel, quindi tra pochissimi secondi torneranno in campo per il secondo tempo. Cerchiamo di capire se ci sono cambi delle due formazioni. C'è, ne è stata già una per il City con Foden che è entrato al posto dell'infortunato De Bruyne, unico cambio nel corso del primo tempo. Non vedo però grosse novità, almeno così a colpo d'occhio. Mi pare di aver visto di nuovo Zecco, quindi è tutto invariato dal punto di vista offensivo. Deve ancora aspettare Lukaku. Io, regia, ti riceverei la linea, se sei d'accordo, per poi rientrare con qualche flash tra qualche minuto. Eccoci qui di nuovo in collegati da Spazio 2, la finale di Champions, 50° minuto, sempre 0-0, stessi effettivi del primo tempo, stesso 11 per l'Inter, davanti vanno ancora Zeko e Lautaro Martinez, un Inter più in palla in questo secondo tempo, anche se la partita pare abbastanza ingabbiata, almeno in questa fase. Bene così, perché l'Inter cerca di evitare guai. Poco fa Onana ha sbagliato un passaggio e ovviamente parliamo del portiere, quindi sono danni grossi. Fortunatamente poi Bernardo Silva non ha approfittato. Siamo al 51esimo, 0-0 tra City e Inter. Adesso tutto lo stadio ovviamente incitare i giocatori con il City con la palla tra i piedi. Seguiamo questa azione prima di cedere la linea allo studio. Attenzione all'Inter che prova a coprire tutti gli spazi, sta cercando ovviamente di limitare questo squadrone. È bravissimo l'intervento di Di Marco che ruba il pallone, può partire, c'è Barella sulla sua fascia, lo cede, è ancora Di Marco che serve qui adesso Lautaro Martinez, c'è un fallo clamoroso, clamoroso che non viene fischiato, ennesimo fallo che non viene fischiato a favore dell'Inter, e adesso invece poco dopo c'è un fallo fischiato a favore del City. Qui veramente, ma tante perplessità, soprattutto sull'interna ai danni di Lautaro, che le sta prendendo all'inizio della partita, non gli è stato ancora fischiato un fallo a favore. È pazzesco il fallo che gli ha fatto Gundogan, è pazzesco. E vabbè, lasciamo stare, l'arbitro lascia correre, fin troppo inglese, lasciamo così. Torniamo in diretta, calcio di punizione per il City, 52esimo. Versante sinistro, siamo però in zona tre quarti, seguiamo questa azione, poi ti ricedo la linea a Mirko, natura prendere. Allora, calcio di punizione per il City dalla sinistra, palla che verrà messa in mezzo, ma è lunga per tutti, palla che va a sfilare oltre l'out di destra. Si ripartirà con la rimessa dell'Inter, 53esimo, 0-0 tra City e Inter, a voi. Eccoci qua di noi insieme, siamo arrivati all'ora di gioco, 0-0 tra Manchester City e Inter. Poco fa una grande occasione per l'Inter con il City che di fatto ha regalato la palla a Lautaro Martinez, poi è stato un po' egoista l'attaccante dell'Inter, aveva la visuale forse un po' chiusa, ha cercato la conclusione, la prima intenzione era defilato sulla sinistra, però c'era Brozovic tutto solo al limite dell'area, Lukaku cercava il pallone, lui era invece in una posizione più difficile. Attenzione che c'è forse un altro errore, recupera adesso la difesa del City che però non mi sembra brillantissima in questa serata. Ah, nota che avete già capito, è entrato ovviamente poco fa Lukaku al posto di Dzeko che non ce la faceva più, è stato accolto anche da un boato qui dal tifo di Spazio 2 con i grandi tifosi dell'Inter Club Piacenza. 60esimo, 0-0 tra Inter e City, adesso la partita si sta aprendo con le due squadre che vogliono creare occasioni perché ovviamente ci si avvicina alla fase calda, quella decisiva. Attenzione con l'Inter che riparte, c'è Dumfries sulla destra, siamo nella zona difensiva dell'Inter, però alza il pallone, passa da metà campo in questo momento, adesso torna sulla linea difensiva. E allora si riparte da Acerbi, poi Di Marco, l'Inter che adesso fa girare il pallone, c'è Bastoni, prova a restituire il pallone al compagno, ma lo perde. 61esimo, 0-0 tra City e Inter, a te. 68esimo minuto, purtroppo doccia fredda per l'Inter, appena passato in vantaggio il Manchester City, che da qualche minuto aveva preso ovviamente il campo.
c'è stata questa bella azione che si è sviluppata sulla destra, l'Inter si è schiacciata troppo, c'è stato il passaggio, Bernardo Silva ha guadagnato il fondo dietro per la conclusione di Rodri, che ha praticamente calciato un rigore in movimento, non ha potuto fare nulla Onana perché ha trovato l'angolo perfetto, nulla da fare per i difensori dell'Inter. City che passa in vantaggio, mi sento di dire anche meritatamente, perché stava conducendo il gioco. 1-0 per il City. Adesso l'Inter deve fare qualcosa di più, soprattutto davanti, perché non è riuscita ancora a rifornire i suoi attaccanti in maniera ottimale. 1-0 per il City, si può ancora fare, chiaramente sempre più difficile. A voi. Radio Sound, il ritmo che piace. Eccoci qui di nuovo insieme, 70esimo, sempre 1-0 per il City, ma l'Inter vicinissima al pareggio. C'è stato un colpo di testa di Dumfries, la palla si è alzata a campanile nell'area di rigore del City, poi è andato Di Marco che intelligentemente ha alzato a palombella di testa, la palla è carambolata sulla traversa e poi lo stesso Di Marco ha provato il colpo del capo sempre di testa, ma Lukaku, che era girato di spalle, di fatto ha salvato il risultato per il City. Beh, è stato molto sfortunato l'attaccante dell'Inter che è andato distinto, ma si è trovato purtroppo tra lui e il compagno. 1-0 per il City, 72esimo, dopo il gol l'Inter ha provato subito la reazione e speriamo che possa trovarla nei prossimi minuti. A voi. È ancora tempo comunque per poter aggiungersi a questa grande famiglia dell'Inter che si è ritrovata qui nello spazio 2 in via 24 maggio a Piacenza, dove Radio Sound sta trasmettendo da questo pomeriggio alle ore 18, dove abbiamo raccontato un po' anche il tifo nerazzurro che arrivava man mano appunto qui e che è stato coinvolto, ci hanno raccontato i loro momenti di grande emozione, così come per esempio hanno citato la preferenza sul loro giocatore preferito o anche quei momenti emozionanti che hanno vissuto per chi c'era nel 2010. Molti avevano visto tutto questo proprio in Piazza Duomo. Puoi entrare comunque Andrea, perché sento che c'è del movimento. È stata un'altra grande occasione per l'Inter con Lautaro che ha provato a innescare Lukaku sul versante destro dell'area di rigore, ha provato il rasoterra, si è dovuto impegnare Ederson a sventare il colpo dell'Inter. Siamo sempre 1-0 per il City, però l'Inter mi sembra viva, dopo il gol del City paradossalmente l'attacco dell'Inter si è svegliato e quindi incrociamo le dita che possa essere così la volta buona la prossima per andare a pareggiare. Attenzione, ancora Inter avanti, Di Marco va da Bastoni sulla sinistra, Bastoni va in velocità, c'è un colpo dell'avversario e come al solito non viene fischiato il fallo e quindi si prosegue. 1-0 per il City. A voi. L'Inter Club a Piacenza ci sta regalando questa serata, sono tantissimi piacentini che sono accorsi qui allo spazio 2, siamo veramente molto felici di condividere questa serata con tanti tifosi, con tanti piacentini, ma non solo, perché ricordiamo che molti sono venuti anche da via, proprio anche tra le persone che abbiamo intervistato in diretta su Radio Sound. Abbiamo sentito chi è arrivato da Firenze, chi da Tortona, chi da Brescia, chi da Cremona, chi dalla Brianza e anche da Palermo addirittura. Beh, io immagino che non siano venuti apposta da Palermo, probabilmente si trovavano magari a transitare da queste parti, chi lo sa. Comunque è stato veramente tutto molto molto bello e sta continuando qui, insomma, al di là di quello che può essere l'andamento e il risultato di questa partita. Una serata che avviene grazie appunto al patrocinio del Comune di Piacenza, ai Metronotte, ai Servizi Caldaie, a Agostino Bricchi, a Ritual Caffè, all'Osteria Carducci, a Panzini Arredamenti e a Confindustria. A voi la linea. Eccoci qua, 80esimo, sempre 1-0 per il City, c'è il calcio d'angolo per l'Inter, poco fa un cambio, ma diciamo così, con tanto coraggio di Inzaghi che ha messo Bellanova al posto di Dumfries e poi è entrato anche Gosens nell'Inter. C'è il cross dalla destra adesso che si spegne a fondo campo, sempre 1-0 per il City, segnali positivi dell'Inter che però a pochi minuti, a una decina di minuti più recupero per provare a pareggiare. Poco fa il City è andato anche vicino al colpo del KO, è stato bravissimo Onana
a respingere la conclusione dei Citizen. 1-0 per il City, in qua l'Inter deve tirare fuori tutto quanto in questi ultimi 10 minuti, sperare anche in un errore di questo City che sembra un po' una macchina perfetta. Allora ora c'è il City in avanti, attenzione Grealish che mette il pallone in mezzo, c'è Holland che viene anticipato, meno male, e adesso in qualche modo l'Inter la sbroglia. 80esimo, 1-0 per il City, a voi. Eccoci qui, 85esimo minuto, sempre 1-0 per il City. Naturalmente più passano i minuti e più diventa difficile per l'Inter recuperare questa partita. Prova a farlo proprio in questo finale. Intanto anche Mkhitaryan poco fa, con Inzaghi che ha provato il tutto per tutto in questo finale, con tutte le forze fresche a disposizione. Adesso Lukaku fa da sponde proprio per Mkhitaryan, la serve a sinistra, Gosens, il suo traversone è di poco alto per la testa di Lautaro, pochi centimetri, potrebbe essere veramente molto molto interessante questo traversone con Lautaro che aveva trovato lo spazio. Peccato, sono minuti di cui è inutile dirlo, stiamo soffrendo tantissimo, però questo è il calcio. L'Inter del resto ha già fatto tantissimo per essere qui, è inutile girarci attorno, non era la favorita, però non è ancora finita. L'Inter adesso prova a gettare tutte le forze in questo finale, 4 minuti prima del triplice fischio. A te regia, torniamo per il finale. Eccoci qua, siamo in una diretta, ultimo minuto da vivere, l'ultimo secondi di speranza per l'Inter che butta una palla in mezzo e esce Henderson che fa sua la pallone e qui escono quasi i titoli di coda su questa finale di Champions. Va a anticipare Lukaku, peccato perché l'Inter è uscita veramente in questi ultimi 20 minuti con il suo attacco, ha dato la sensazione che poteva fare qualcosa di più, però comunque mi sento di dire che non c'è niente da dire a questi ragazzi che sono arrivati fin qua e hanno messo l'anima in questa finale. Il City è più forte, lo sapevamo, pochi secondi alla fine, ultimi secondi di speranza. Onana che addirittura passa la sua tre quarti, la butta lunga a sperare Lukaku, viene anticipato però il belga, rimessa laterale per l'Inter, siamo all'altezza della linea di metà campo, pochi secondi, Brozovic dalla sua tre quarti, ultima speranza, la butta avanti, va Gosens, fa da sponda, viene anticipato, attenzione, ancora Inter, c'è Mkhitaryan, versante di sinistra, la passa in mezzo a Brozovic, tre quarti centrale, da quest'altra parte Barella allunga per Bellanova, la mette in mezzo il traversore, c'è calcio d'angolo per l'Inter, e ultima azione probabilmente per l'Inter, tutto l'Inter avanti. Pep Guardiola si lamenta, ma c'è stata una munizione prima, quindi è giusto allungare il recupero, attenzione, c'è Inzaghi nervosissimo, naturalmente ci sarà calcio d'angolo dalla sinistra per l'Inter, ultimissima azione di speranza per andare ad aggrapparsi al risultato, attenzione 1-0 per il City, ultima chance, c'è anche Onana nell'area di rigore del City, parte il traversone e c'è il salvataggio sulla linea di Ederson, è finita, è finita, ma è stregata, è stata stregata la porta del City che vince la Champions League. C'è grande amarezza, c'è grande delusione, però devo dire una cosa, mi sento di dire che non possiamo dire niente a questi ragazzi qua dell'Inter che hanno messo tutto quanto in campo e usciamo sconfitti, ma usciamo a testa non alta, altissima da questa finale. L'Inter viene sconfitta meritatamente, per l'amor di Dio, dal City, però l'Inter ha fatto di tutto per acciuffare il pareggio, si è andata vicinissima in tre occasioni. Adesso grandi pianti di gioia per il City che agguanta la sua prima Champions, di rammarico, di delusione per l'Inter che forse per quello che si è visto nel finale avrebbe anche meritato qualcosa in più, di giocarsela ai supplementari magari. Ma questa porta è stata stregata, Rita, cioè veramente due, tre salvataggi sulla linea, che cosa si può dire all'Inter che a un certo punto ha sfiorato il pari con la squadra più forte del mondo?
assolutamente nulla, e non si può dire nulla neanche a questi ragazzi che sono venuti da tutta Italia a tifare Inter. E qui a Spazio 2 c'è grande delusione, ma la speranza è che la squadra nell'azzurro un domani, si spera non tra 13 anni ma prima, ci possa riportare a un evento di questo genere, Rita. Ma direi comunque, Andrea, che considerato anche quello che poteva essere una sorta di pronostico, anche se nessuno lo voleva dire, però si parlava anche della possibilità di poter anche fare peggio, nel senso che esserci assolutamente, dopo il 4-0 che il City aveva rifilato al Real, ci poteva stare anche un'imbarcata. Invece l'Inter è stata bravissima, ha chiuso tutti gli spazi, ha fatto una partita di sofferenza, rinunciando anche magari a aprirsi e tentare di fare qualcosa più avanti. Quando ha tentato di farlo si è visto che ha delle grandissime potenzialità. Poi quando in una partita così, contro una squadra così forte, ci si mette anche quel pizzico di sfortuna, perché poi, ripeto, sono due o tre macro occasioni ma gigantesche dell'Inter, e beh, allora non c'è niente da fare, non c'è che da applaudire il City, ma anche l'Inter, che comunque ha giocato una grandissima partita, e anche i suoi tifosi che hanno sofferto. E purtroppo adesso torniamo a casa con un pugno di mosche, ma anche con tanto orgoglio, Rito, perché ma sicuramente, questa partita, certo, ci ha detto che abbiamo comunque una bellissima squadra su cui ripartire il prossimo anno. Assolutamente sì, e quindi insomma, dai, io vedo comunque anche i tifosi che stanno uscendo, sì, ovviamente, Messi. Però sì, perché poi cioè, guarda, allora, dal punto di vista del tifoso, certo, perdere 3-4-0 è brutto, però diciamo che si mette male e è finita lì. Quando poi invece caspita, ci sono le possibilità 2, 3, 4 di pareggiare la partita, un ciuffo d'erba, non riesci a riacciuffarla, è chiaro che poi l'amarezza diventa tantissima, perché pensi che cosa sarebbe potuto succedere, no? Magari ai supplementari. E vabbè, è andata così. City non ha rubato assolutamente nulla, ha meritato questa Champions League, ma ripeto, grandissima Inter che mi ha stupito dall'inizio alla fine della competizione. Nessuno avrebbe puntato, ma neanche il più inguaribile degli ottimisti dell'Inter avrebbe mai puntato un centesimo sulla partecipazione alla finale da parte, certo, dell'Inter. Invece non solo ci siamo arrivati, ma abbiamo comunque giocato alla pari contro la squadra che in questo momento è la più forte del mondo. E quindi, niente, giù il cappello per l'Inter e giù il cappello per i suoi tifosi, che adesso giustamente vanno a casa con rammarico. Ma ripeto, anche io sono convinto, con tanto, tanto orgoglio per quello che è stato messo in campo. Gioiranno i gufi, ma loro qui non c'erano, quindi lasciamoli parlare. Aspettiamo un attimo magari a salutare, perché lo faremo insieme a Stefano Magistrali, il presidente del Club Piacenza, e intanto ringraziamo nuovamente anche chi ha consentito tutto questo: i Metronotte, Servizi Caldaie Bricchi Agostino, Ritual Caffè, Osteria Carducci, Pansini Arredamenti. A tra poco per i saluti finali. Siamo arrivati ormai alla termine di questa serata, devo dire comunque che è stato bello vedere tanta gente, è stato bello vedere non solo tanti piacentini ma anche tanti che sono venuti da via, quelli che abbiamo intervistato soprattutto nella prima parte della serata arrivavano da Tortona, sono arrivati dalla Brianza, da Firenze, addirittura uno da Palermo. Insomma, veramente è stato molto molto bello, un evento organizzato dall'Inter Club Piacenza che ha avuto un grandissimo richiamo, e un ringraziamento all'amministrazione comunale, c'è adesso anche Katia Tarasconi, il sindaco, che sta salutando il presidente, grazie al comune, grazie ovviamente a Confindustria, e poi ringraziamo tantissimo i vari sponsor: Metronotte, Servizi Caldaie Agostino Bricchi, Ritual Caffè, Osteria Carducci e Pansini Arredamenti. E vabbè, allora, che i gufi riescano dalle gabbie, visto che ce l'hanno fatta, però caro Stefano, io credo, poi sentiamo ovviamente anche lui, credo che l'Inter esca da questa partita a testa non alta, altissima. Siamo andati 2-3 volte vicini al pareggio contro la squadra in questo momento più forte del mondo. Sì, allora, doveva esserci una differenza molto più grande, invece abbiamo lottato, noi siamo orgogliosamente interisti, orgogliosamente nerazzurri ancora di più. È stata una serata complicata, ma io sono convinto che tutti noi interisti in fondo abbiamo dato tutto. Assolutamente sì. Quindi abbiamo avuto le nostre occasioni, un po' di sfortuna, qualche giocatore magari non al meglio rispetto ad altre volte, ma siamo veramente orgogliosi. Io mi sento orgoglioso di essere interista ancora più di ieri. No, ma assolutamente, dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra da cui ripartire
ovviamente il prossimo anno, perché ha fatto molto di più di quello che tutti noi potevamo anche solo immaginare inizio anno. Come ti chiami? È ovviamente la tua grande delusione, no, dopo questa partita. Mi chiamo Andrea. Allora, secondo me abbiamo lottato, ma nonostante tutto abbiamo perso. Però ci sono state molte occasioni dove potevamo vincere. Però, come dice il detto, non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta.